Buonasera, buonasera a tutti, come state? Io va molto meglio. Stasera mi sa che siamo pochini, perché tutti a vedere il festival. Stasera c'ho una bellissima Alizés che mi ha fatto una signora molto, molto cara, Cinzia. Ditemi se funziona tutto. Siete cresciute subito in un attimo. Buonasera a tutte, a tutti. Come mai? Io le cose dove le vedo? Ok. Arrivo subito, eh? Arrivo subito. Un attimo solo. Ok. Come mai è tutto spostato? Ah, non me li fa vedere. Quindi questi sono i commenti. Allora, stasera c'è una cosa diversa, se no non potevo vedere i commenti. E la segretaria stasera non ce l'ho, perché stasera va un po' fuori. Ho già dato 3 esami all'università, sicché ha bisogno un po' di distrarsi. Allora, spero che state tutti bene. Vi volevo far vedere questa bellissima Lises, guardate com'è bella, me l'ha fatta la signora Cinzia, me l'ha regalata e sono così, tiene un caldo, è caldissima, è proprio bella, grazie, grazie ancora Cinzia. Allora, stasera mi sa che non siete tanti perché c'è Sanremo, comunque io sono qui, provate a farmi delle domande, se posso rispondere rispondo. E se no, in qualche maniera si fa. Allora, volevo dirvi che i messaggi li ho tutti quelli che mi sono arrivati, li ho consegnati subito alle persone, perché in diretta è difficile che mi venga qualcuno. A me mi vengano in un secondo tempo e non tutti. Chi può venire e chi vuole venire da me, perché no, non tutti vogliono venire da me. Ci sono tante persone che molto più brave e comunque in questo periodo sono contenta perché sto aiutando tante, tante, tante persone con la pranoterapia e devo dire che ci sono dei risultati incredibili. Io, meno male che hanno tutti i...
certificati medici che possono riscontrare, perché a me sembra quasi impossibile. Tanti, tanti risultati buoni, sia con i bambini e con le persone grandi. E sto aiutando anche tante future mamme a diventare mamme, e questa per me è una soddisfazione incredibile. Ciao a tutti, anche Enrico, alla signora Anna, mi fa piacere essere qui. Roberta, se viene Carmela, volentieri. Tante persone hanno avuto questo mese dei riscontri, delle risposte, dei consigli, che mi venivano dati a me da dare, è logico. Però io poi tanto questi me li rileggo tutti, me li tengo tutti, e poi al momento giusto, appena ho un messaggio, io lo mando, e volentieri, tanto volentieri. Dunque, quando volete messaggi, se mi dite anche magari da chi, perché a volte viene qualcuno, però non mi dice solo il nome suo, e io poi non so a chi darlo. E sicché tante volte scrivo il messaggio su Facebook, dico: è mai arrivato questo messaggio, ma non so perché è. E sarebbe più bello poterlo dare di persona, subito. La nonna è mancata venerdì, Jessica, sicuramente è sempre in cammino. Un bel cammino, ma stai tranquilla, appena potrà si farà sentire, eh? Ma devi stare tranquilla. Va bene, se arriva un messaggio per tuo papà, arriva. Grazie Enrico, che mi aiuti sempre. Dunque, vi ho detto, mi sembra già altre volte, che io sono molto devota sia a Sant'Antonio, poi ultimamente, perché mi ha aiutato tanto Padre Pio, però io già da tanti anni, ho una devozione per Papa Wojtyla. E per me è stato un grande papa. E questa settimana mi è venuto a trovare in sogno un paio di volte. E sempre mi dà dei consigli, mi dà degli incoraggiamenti. E anche queste ultime volte, mi ha incoraggiato ad aiutare. Mi ha detto: devi continuare, no, non stancarti, anche se tante persone ti verranno a criticare, ma te continua come hai sempre fatto, perché è una cosa che te devi fare. L'hai promessa molti, molti anni fa, e anche se ti eri fermata per un periodo, ora devi continuare. Non è che io mi sono fermata in questi ultimi 2 mesi perché ho avuto un problema io, no, mi ero fermata qualche anno fa perché c'è stato un periodo dove dovevo troppo lavorare, e allora sì, facevo anche questo, però molto, molto, molto meno, perché non era possibile col lavoro e fare anche queste cose qui. Questa pranoterapia che io faccio, la faccio tanto volentieri, tanto col cuore, anche perché poi io, come vi ripeto, ho tanti risultati. Però mi prende tanta energia, e quando uno fa un lavoro pesante, quando arriva poi a casa non ce la fa a fare altre cose, sicché lo facevo, ma molto, molto meno.
E poi prima, non io, come ho sempre detto, non io, ma le mie mani curavano molto le malattie della pelle, specialmente la psoriasi e il fuoco di Sant'Antonio. E poi invece mi sono accorta che questa cosa funziona anche per tante altre cose. Forse non funzionava prima, forse non ci credevo nemmeno io, invece ho avuto tantissimi risultati sia con i bambini e ora vi devo dire che ho avuto dei bei risultati, ma veramente belli, con i bambini che hanno, non mi viene a mente quella cosa, che stanno un po' per conto suo, che sono molto intelligenti, ma sono molto chiusi. Ora non mi viene in mente questa cosa, questa malattia, però ho avuto dei risultati ottimi da sentire i genitori, i nonni, e sicché se ci sono delle persone che hanno questo problema, mi scrivano, perché io chiedo sempre solo una fotografia, non voglio niente altro, assolutamente. Però questa maglia, cara Cinzia, è troppo calda. Io bisogna la levi perché è veramente calda, calda. Aspetta. È bellissima. È una cosa molto, molto bella. Ve la voglio far vedere perché merita. Un lavoro straordinario. Bellissimo. Ma è troppo calda. Bisogna metterla quando è un po' più freddo. Oggi, stasera, io sento un gran caldo. Dunque. Senz'altro, mandiamo tanto, tanta luce a questo Daniele. Oh, mamma mia. Poverino, c'è stato un incidente. Stasera, quando dite le vostre preghiere, una preghierina in più, a parte Daniele è un angelo, è già un angelo, era già venuto per fare l'angelo e il Signore l'ha voluto subito con sé perché era già un angelo, era venuto solo per incarnarsi un'altra volta, ma doveva essere già un angelo. E allora preghiamo a questo angelo. Pregate anche voi. Cinzia, per ora non li ho visti perché se no ti avrei mandato un messaggio. E poi tanti mi chiedono di ripetere come si fa la candela. Allora, la candela è facile. Prendete una candela. Una candela possibilmente o bianca o chiara. L'accendete e la mettete in un posto dove non c'è corrente. Ve la mettete davanti e parlate con la candela come se voi voleste parlare con qualcuno di caro vostro. Voi avete bisogno di un consiglio, la candela non parla, però la candela risponde. Allora, quando voi accendete la preghiera, la candela, fate una preghiera e ve la mettete davanti. E poi, o con la voce o mentalmente, pensate a questa persona che volete fare la domanda e guardate la candela. La candela ha una luce, no? Nella fiamma. Voi dovete guardare la fiamma. Quando la fiamma comincia a muoversi, vuol dire che c'è qualcuno che è venuto a trovarvi. Non dovete aver paura, assolutamente. Voi fate la domanda. Se la candela, se la luce della candela, se la fiamma si alza, vuol dire che voi avete fatto la domanda e è un sì. Se la candela rimane ferma, vuol dire che è un no.
Però può darsi che non ci sia ancora nessuno. Ora non potete accendere la candela e dopo un secondo vedere subito. Non vi dovete stancare, ci vuole un pochino di tempo. E poi dopo le cose le potete vedere. Perché è pericolosa la candela? No, non è pericolosa la candela. Non devi aver paura. Messaggi da rispondere e appena posso però rispondo a tutti. Certo che rimani accanto alla tua bimba, perché sei cardiopatico, anch'io lo sono. Vai tranquillo. La tua bimba la porterai all'altare quando sposerà. Grazie Antonella. Simonetta, se vengono senz'altro, io l'ho sempre detto, io non chiamo, perché io ho fatto questa promessa tanti, tanti, tanti anni fa, io non chiamo, però tante, tante anime vengono a trovarmi e mi danno dei messaggi che io gli do. Ok? Antonia, sì, no, non ti prometto niente, perché io non posso promettere, però scrivimi in privato e mi mandi una fotografia della bimba. I messaggi che mi arrivano io ve li spedisco sempre al più presto, a volte dopo 2 giorni, a volte giorno su, giorno dopo, a volte dopo 20 giorni. E se non vi rispondo è perché non ho avuto i messaggi. Io non mi piace dire una cosa per un'altra. Potrei dire benissimo, sono venuti, è venuto tuo papà, è venuta tua mamma, è venuta tua sorella, stanno bene. Ma io non lo posso fare. Io. Se vengono ve lo do il messaggio, se non vengono vuol dire che o non possono venire da me perché... non tutti possono venire da me. Tanti si trovano bene andando con la scrittura, andando con le registrazioni, andando con la voce. E da me vengono così, a me mi vengono nella testa e io quando sento e a volte si fanno vedere, a volte riesco a vederli, a volte riesco a descriverli, a volte no. Ah, Manuela, ti dico la verità. Mio marito è andato a rubarle. Ma a rubarle in un prato dove non c'è niente. C'è un albero di mimosa, non è di nessuno, e ogni tanto mi porta questa mimosa. Questi sono i regali che a me piacciono di più. Mi piacciono di più queste cose spontanee dove non chiedo niente, dove mi arriva un mazzo di fiori così di campo, oh, come sono contenta. Mi piace di più una cosa così che una cosa comprata, una cosa di lusso. A me mi piacciono più le cose semplici. Grazie Elena, un bacione alla tua piccola. Sì, ora io sto bene, riesco a camminare. Certo, porto un bustino con le stecche, però insomma va bene, dai, mi accontento. Da come era messa la faccenda, era messa male, però io ho tanta forza di volontà e poi vi ho detto, mi hanno aiutato tutti, tutti, tutte voi mi avete aiutato perché mi avete mandato tanta energia, tanti messaggi d'amore. Poi è venuto Padre Pio, ve l'ho detto. È venuto a trovarmi e
l'ho visto, l'ho sentito. E poi quell'angelo che mi ha abbracciato. Che sensazione meravigliosa. Simonetta, purtroppo i periodi critici si passano tutti. E io ti auguro di uscirne al più presto e di riuscire a ritrovare il lavoro e tutto quello che ti manca. Ti abbraccio forte forte e dirò una preghiera anche per te. Ma si passano i momenti brutti brutti. Pensate che nel 90. Negli anni 90, dal 90, dall'89 al 90, in casa mia ci sono state 14 funerali. Fra i genitori, la suocera che adoravo, cugini, zie, tutti, sono morti tutti, amici, sono morti tutti, tutti insieme, uno dietro l'altro. Ogni volta suonavo il telefono, avevo paura a rispondere. Però è stato un periodo, poi è passato. È passato e come è passato per me, passa per tutti. Deborah, prova a mandarmi una fotografia in privato e se posso aiutarti, ti aiuto. Comunque ricordatevi, il medico, sempre prima di tutto, eh. Perché io, cioè le mie mani, no, io non faccio niente. Le mie mani possono aiutare, ma i medici vengono prima di tutto. Non smettete mai i farmaci che vi ordinano, mai, mai, mai. Voi dovete fare la cura medica scritta, cioè tutto quello che il medico vi consiglia. Le mie mani possono dare un aiuto in più, però assolutamente il medico viene prima di tutti. Non vi fate incantare, non vi fate incantare. E quando c'è una malattia seria, seria, non fatevi incantare da persone come me, no? Perché la medicina, quella ufficiale, è quella vera. Noi si può dare solo una mano, si può alleviare il dolore, si possono fare tante cose, sempre che Dio lo voglia. Ma i medici vengono prima di tutto. Guardate che anch'io vado dai medici e dai medici bisogna andarci e avere fiducia. Poi noi si dà un aiuto in più. Magari si può vedere delle cose che magari qualche medico ci pensa un po' meno a quella cosa. Si può dare un suggerimento, però loro hanno studiato, noi no, eh. Questo non ve lo scordate mai, eh. Maria. Come posso aiutarti, Maria Concetta? Sì, Graziella, grazie, grazie, grazie. Dunque, c'è un messaggino qui che vorrei vedere. Ecco. È perché non sempre possono venire. Possono venire, si possono far vedere, poi anche nell'oltre hanno da fare delle cose. E quando possono, vengono. Anche te nel 2013. Sono periodi che si passa. Fanno anche per metterci alla prova, eh? Certo, Manuela, la medicina viene avanti a tutto. Noi non siamo medici, non possiamo fare miracoli, assolutamente no.
Possiamo aiutare? Sì. Possiamo aiutare a sbloccare delle cose? Sì. Ma non si può arrivare a fare delle cose che fanno i medici, come fanno qualche mago che fa gli interventi con le mani e levano le cisti, levano di qui, levano di là, e poi sono altre cose, eh? L'abbiamo visto questi trucchi. Come me, perché ce ne tanti che si spacciano persone come me, poi dopo non sono. Poi dopo vi chiedono soldi o vi minacciano. No, attenzione, attenzione a cosa fate, perché sono cose molto, molto brutte. Manuela, purtroppo anch'io ho bisogno della medicina e i medici sono tanto importanti. Io ho tanto rispetto e fiducia. Certo, qualcuno è un po' meno, è un po' più all'acqua di rose, diciamo così, prende le cose un po' più leggere, però quelle persone che ho conosciuto io sono tutte persone serie. Conchita, prova a mandarmi una foto perché sto aiutando una signora che non so che problemi, cioè io i termini medici non li so, ecco. Mi ha detto che aveva dei problemi grossi e fra l'altro Enrico è una signora che vorrebbe partecipare a fare le dirette perché è una persona in gamba e ha detto che stava perdendo la vista e non ci vedeva più. La sto aiutando e mi ha detto che va molto meglio, che ora vede. Ora non lo so se è suggestione o che, però se uno poi non vede, non vede. Conchita, perché non ti ho dato, non ti ho dato l'amicizia? Dimmelo perché allora lo metto subito. Oh, come mi fate piacere quando mi mandate questi abbracci. Voi non ci crederete, ma io li sento questi abbracci. Li sento sempre. Sandra. Quando torni a trovarmi. Che bel nome, Delizia. Saresti da mangiare, guarda. Un bel nome, bellissimo. Dai, fatemi delle domande che cerco di rispondere, se riesco, eh. Dunque. Stasera siete tutti a vedere il festival, eh? Spero sia bello almeno. Ho letto che c'è una cantante che ha un nome così brutto, poverina, io non capisco. Cosa. E allora aiutatemi anche voi. La mia piccolina.
Grazie, grazie. Due anni fa, una cosa, se vi ricordate, che succedeva qualcosa di brutto. Grazie. Grazie Monica. Sì, Adele, incontriamo i genitori. Li incontriamo. C'è chi li ha visti vestiti di bianco. Io quando sono andata nel mio viaggio, detto che sono andata di là, non ho visto nessuno. Non ho visto nessuno, però sentivo. Perché ho visto due persone con abiti grigi, ma non un grigio scuro, un grigio chiaro, che camminavano lungo la strada. Era una strada trafficata, era di domenica verso le 5:30, così, forse anche prima. Io sembrava che fossero un po' più. Non erano sul ciglio della strada, erano quasi sulla strada, quasi nel mezzo. E io ho detto a mio marito: attento, attento, perché pensavo non l'avessi visti. E invece mio marito, invece non c'era nessuno. Però io queste due persone, alte su per giù come me, con un vestito grigio chiaro lungo, mi sono girata dopo perché io pensavo che potesse aver investiti. Invece li ho visti dopo, ancora. Però non ho visto il viso. Ho visto questi vestiti con questa testa, però il viso non me lo ricordo se era un viso abbassato o non lo so. E poi mi è capitato più di una volta di essere in macchina di dietro e nel finestrino, nel vetro, nello specchio dove si vede dietro, vedere il viso di persone non giovani. Quelle che ho visto non erano mai giovani, erano persone anziane. Più di una volta le ho descritte a mio marito perché lui non le vedeva, le vedevo solo io perché ero di dietro. E quando poi cominciava a parlare, sparivano. Io non so che persone sono, non mi hanno mai parlato, però mi guardavano. E non lo so se potevano essere i nonni di qualcuno, o i nonni miei che non ho mai conosciuto, perché a quel tempo, poi dove abitavo, dove sono nata io, ero proprio in montagna. Montagna alta, non c'erano i fotografi, che non c'erano neanche fotografie da poterli ricordare. E tante volte, siccome una signora l'altro giorno mi ha scritto, mi ha detto che ha visto quello che ho visto io, la stessa cosa, e io le ho detto: guarda, è possibile perché l'ho vista anch'io. Manuela, tante persone, tanti medium che sono stati nell'oltre o che non sono stati nell'oltre, ma sono medium, sono tutte persone vestite di bianco, con vestiti lunghi bianchi. Io ti ho detto, quando sono andata di là non li ho visti.
non ho visto nessuno, però ho sentito che c'erano, che non ero sola, e poi era questa luce bianca, questo profumo inebriante, questo verde che si vedeva in lontananza, ma più che altro questa luce, a me mi è rimasta impressa questa luce e questo profumo. E sentivo che, cioè non ho visto e non ho sentito nessuno, ma sentivo che non ero sola. Probabilmente o ci sono stata troppo poco o non hanno voluto farmi anche quel regalo lì, forse. E questo sogno, cioè questo sogno, questa cosa mi è rimasta talmente impressa non la posso dimenticare. Se arrivano i messaggi, ve li spedisco tutti. Ah, poi vi voglio dire un'altra cosa. Ho avuto un invito, già l'ebbi tempo fa, però poi successe che cascai e allora fu rimandato. Poi sono stata invitata un'altra volta e ho dovuto dire di no perché non stavo in piedi. Ora mi è arrivato il terzo invito, sicché presto sono ospite alla RAI, un sabato pomeriggio, non so ancora. Su queste cose qui, su questi viaggi, un medico anestesista bravissimo. E andrò insieme a lui perché lui mi ha scelto come testimone e siamo stati invitati a pomeriggio 5, no, un sabato pomeriggio sulla Rai 1. E quando poi vado ve lo dico, così magari, boh, chissà quando, chissà come, ma. E questa cosa che hanno insistito è una cosa che mi piace perché forse, boh, non lo so, sono già stata diverse volte alla RAI e la RAI mi piace molto di più che Canale 5. La RAI è molto più serio come tutto, l'accoglienza, la partecipazione, l'educazione, mi piace molto. Dai, sì. Samantha, io non te lo so dire. Spero di sì, se lo vuoi. Soltanto ti dico subito, grazie, Clara. Lo faccio solo per amore, perché questa è una promessa che io ho fatto. Ho fatto a un frate del 600 che mi ha guarito, perché io sono guarita di un male, non grazie alla medicina, ma forse ci voleva anche questa qui, ma perché è stata tutta una cosa che dovevo fare, era tutto un percorso che io ho dovuto fare perché. Quando io ho raccontato le prime volte di quello che mi era successo, mi hanno riso tutti in faccia, perché 40 anni fa di queste cose non se ne parlava.
se uno diceva qualcosa, perché queste cose sono sempre successe, non è che sono successe a me, sono successe a tantissima gente, però hanno paura a parlarne perché non veniamo creduti, veniamo anche offesi. Io sono stata offesa un bel po', anche in diretta. Mi hanno dato della visionaria, me ne hanno dette di ogni. E se sono stata buona durante quella diretta è perché qualcuno mi ha aiutato, perché poteva succedere, però mi hanno aiutato molto dall'alto a tenermi tranquilla e ferma, anzi, con più mi offendevano, con più mi ero messa a ridere, perché era proprio loro prendevano in giro me, ma io ho preso in giro chi mi ha offesa, e questa cosa è stata pesante, che bisogna andare coi piedi di piombo. E quando io ho cominciato a parlare di queste cose, finché ho trovato una persona che mi ha aiutato a capire, perché io di queste cose non sapevo niente. Allora questa signora, che ora è nell'oltre anche lei, mi ha fatto leggere dei libri che mi sono serviti molto. E quando io leggevo i libri, capivo che quello che avevo visto era vero, che non era, cioè, non ero matta. E per me è stato importante. Poi ho cominciato a frequentare la casa di questa signora, che era una medium, e una sera lei, durante una trance, si è incarnata in un frate del 600, e mi ha dato una ricetta perché avevo un problema alle mani, a una mano. Io ho fatto tutto quello che mi aveva detto di fare, e sono guarita completamente. Quando ho capito che era vero, che ero guarita, dal medico, anche perché certo da me non poteva, cioè io lo sentivo, però volevo la conferma. E ho cominciato a frequentare come io ero stata aiutata, dovevo aiutare, però facendo la promessa che mi sarebbero arrivati dei doni e che io dovevo accettare, se volevo accettare, però dovevo poi farli. Cioè, una cosa continuativa, non dovevo farlo né per interesse, e perché se lo facevo per un scopo di lucro avrei perso tutto, e non sarei più stata aiutata dall'oltre. Terminato, perché dovevo cambiare vita, perché dovevo cambiare cervello, e ci è voluto del tempo prima che io potessi accettare questa cosa, perché non mi sentivo degna di fare una cosa del genere, perché sono una persona
sapere né cosa facevo né come né perché. Sono successe tante cose belle. Certo, sono successe anche cose brutte perché, come vi ho detto, sono stata derisa, sono stata offesa, però sono sempre. Ma forse sono io che ogni tanto mi fermo, perché oi, come mai? E sì che c'è tutto qui. Comunque io tutto quello che posso fare lo faccio proprio volentieri col cuore. L'unica cosa che vi chiedo è di mandarmi le vostre richieste per i messaggi solo esclusivamente il nome di chi magari vorreste un contatto, se viene un saluto, se c'è un problema di salute, una fotografia, non voglio altro e però andate sempre dai medici. Questo lo dico in continuazione, lo dirò sempre. Poi, Mariangela, no, non mi è arrivato ancora niente. Un messaggio per me? No. Farti vedere che la Lise che mi hai mandato è bellissima, ma è troppo calda. L'avevo messa, ma è troppo, troppo calda. Ah, ciao, Anna Maria, sei tanto cara anche te. Ma che generosa, io lo devo fare perché io l'ho promesso. È stata una promessa che io ho fatto. E questa promessa io l'ho sempre qui. Perché dico sempre che bisogna pregare, però non importa secondo me dire, io ora ve lo dico come la penso io, non importa dire tutto il rosario, tutto, bastano poche preghiere, come volete. Cantate qualcosa, perché cantare è come pregare due volte. Il Signore voleva sempre essere. Graziella, scrivimi in privato, ma scrivimi qualcosa, se posso ti vorrei aiutare. Anche tu, Milena, se posso vi aiuto più che volentieri, però i messaggi, come vi ho detto mille volte, i messaggi io non chiamo, sono loro che quando possono vengono da me e non tutti vengono da me, vanno anche da altre persone più brave, più forti, perché forse io sono più
Forse sono un po' più adatta a aiutare, a dare una mano a chi ha bisogno, a chi ha bisogno di una parola, a chi ha bisogno, di un aiuto anche fisico, di un aiuto, perché ha qualche problema di salute. Se mi danno l'autorizzazione, se mi danno il permesso. Le mie mani possono aiutare tanto, però faccio sempre tanto con il cuore. Non tutte le anime possono venire da me, e questo l'ho detto tante volte. A me piacerebbe tanto fare la scrittura, ma non riesco. Mi piacerebbe tanto fare la psicofonia sarebbe bellissimo, ma non ci provo nemmeno perché ci vuole tanta pazienza, ci vuole degli apparecchi apposta. Io non ce l'ho e non li posso nemmeno comprare, ma io va bene così, cerco già di fare tanto come faccio. Ci sono le persone molto molto brave che fanno queste cose e vi dico che sono veramente veramente brave perché dicono delle cose con la psicofonia specialmente è una cosa bellissima. Ma loro lo possono fare, io no. Ognuno penso che abbia il suo compito. Uno deve fare una cosa, uno deve fare l'altra e io faccio piccole cose. Perché io sono piccola. Patrizia, quant'è che è andato via? Perché un pochino di tempo ci vuole. I bambini vanno su subito. È come se prendessero l'ascensore. Via, su di corsa. E con più sono piccoli, con più corrono. Ma perché erano già angeli, erano già angeli, erano venuti solo di passaggio perché gli mancava di fare uno scalino per essere proprio in cima, in cima, in cima. E deve essere una cosa bruttissima perdere un figlio. Però ricordatevi che quando uno perde un figlio è perché questo figlio è talmente puro. È talmente bravo che il Signore lo vuole con sé. Ecco perché vanno via. Certo, per chi resta deve essere una cosa atroce. Tutto bene, Patrizia, grazie. Manuela, a me si manifestano o sento le voci o a volte li vedo proprio o nel muro o mi sento chiamare o quando magari, anche quando sto facendo le parole crociate o faccio l'uncinetto, mi sento chiamare. Allora io mi fermo e ascolto quello che mi dicono, poi magari provo a fargli delle domande, se possono mi rispondono, se no stanno zitti. Però intanto magari mi dicono, guarda, digli Alessandro che sto bene, che non mi manca niente, che sono già arrivato a più di mezza scala, che sono vicino a loro, che mi farò sentire. E io questa settimana ho trovato delle piume, ho trovato due farfalle e mi ha fatto piacere. E sapete che le piume è perché c'è qualcuno vicino a noi e le farfalle è qualcuno che è venuto a trovarci e c'è chi trova i cuori nei sassi fatti a cuore. Io questi non li ho mai trovati, i sassi fatti a cuore non li ho mai trovati. Sarebbe bello.
Edilizia, Laura era una bambina o era una persona grande? Perché i bambini vanno subito su, subito, subito. Le altre persone ci vuole un pochino di tempo perché Dio perdona tutti. Dio perdona tutti. Ho sentito dire da qualcuno che Dio non perdona i suicidi. Non è vero niente. Non è vero niente perché io ci ho parlato con delle entità che avevano fatto queste cose. E mi hanno detto che ci vuole un pochino più di tempo, perché tanto chi lo fa si deve rendere conto che non doveva, perché la vita ci è stata regalata e bisognava tenerla custodita. Però ci sono dei momenti, ci sono delle cose talmente gravi, o che una persona non sta bene con la testa, o perché c'ha dei problemi troppo grossi, e allora fa questa cosa qui. Però poi quando arriva di là se ne pente, tutti ci pentiamo. Si pente chi si è suicidato e chi invece ha ammazzato qualcuno. Certo, chi un omicida ci mette un po' più di tempo, però poi il Signore perdona anche lui. Non c'è l'inferno. Questa è un'invenzione della Chiesa per farci paura. C'è nemmeno un purgatorio. C'è una scala che bisogna salire, una scala lunga, bella, bianca, grande, e si deve fare uno scalino alla volta. Certo, chi ha combinato qualcosa di molto molto brutto ci vuole un po' più di tempo, prima di tutto perché la persona stessa si deve pentire. E finché non si pente, non si rende conto di cosa ha fatto, quando poi si rende conto e chiede perdono, allora comincia a salire la scala. Sì, Anna Maria, Dio non punisce nessuno. E questo non ti dico che me l'ha detto lui, però qualcuno molto vicino a lui. Me l'ha detto perché io l'ho chiesto e mi ha risposto. Grazie Patrizia, perché no, no, noi non possiamo giudicare. Certo, chi fa del male a altre persone deve pentirsi. E purtroppo in questo momento c'è tanto odio. Invece di esserci amore con tutto quello che abbiamo passato in questo periodo, sento che c'è tanto odio tra le persone. E questa a me è una cosa che non mi piace, perché invece di essere più solidali con tutti, si fanno le discriminazioni e non è bello, secondo me, questa cosa qui. Sicuramente questo è il purgatorio, perché guarda, si sta un giorno bene, un giorno male, poi c'è chi sta sempre bene. Sta bene in tutti i sensi, c'è chi tribola, ma questo è sempre esistito. Può darsi che in una vita precedente chi ora sta bene in tutti i sensi abbia avuto una vita più dura, e chi ora invece
tribola ora è perché probabilmente in un'altra vita ha combinato qualche cosa e ora deve stare un po' più, deve avere avuto tanti problemi, perché in questo periodo ne ha avute di tutte, sicché sì, Manuela, il paradiso è proprio bello. È bello perché c'è una pace, una tranquillità, un profumo, amore. C'è amore, non c'è cattiveria. Lo so, Delizia, qui c'è tanta cattiveria. Perché sai da cosa dipende questa cattiveria? Dalla gelosia. E dalla gelosia e dipende tutto dallo sporco danaro, che tutto gira sui soldi, tutto gira sui soldi. Nell'altra dimensione i soldi non ci sono, e sicché non c'è cattiveria, perché tanto è tutto basato sul soldo e sull'egoismo. Nicola, doveva questo tuo fratello, era già un angelo, però per andare all'ultimo scalino, proprio in cima, in cima, in cima, doveva passare il dolore della nascita per poi andare subito. Sicuramente lo troverai, eh. Sicuramente lo troverai grande. L'ho appena detto, siamo diventati un mondo di egoisti, di prepotenti, tutti legati solo ai soldi. Perché se non ci fossero tutti questi soldi di mezzo, il mondo sarebbe migliore. Ci sarebbe meno cattiverie, meno gelosie, meno di tutto. Ma si vede che dobbiamo passare questa cosa per poi trovarlo il paradiso nell'altra dimensione. Patrizia, io l'ho detto già anche prima. I messaggi che ho ricevuto li ho mandati, quelli che non sono arrivati non li mando, perché non posso dire una cosa per un'altra. No, non mi piace, siccome credo molto a queste cose qui, credo molto perché ci sono stata, perché l'ho visto e non posso dire una cosa per un'altra, cioè non posso dirvi sì, c'è questo, c'è quello. No, non è vero. Io se non ho il messaggio, se non sono sicura, e poi anche se io ho il messaggio lo mando, perché tanto ho tutti i vostri messaggi, ho tutti i nomi. E quando mi arriva un messaggio io lo scorro tutto e di chi è lo mando. E poi molte, molte, molte di voi, tutte, perché c'ho un sacco di contatti e a volte non riesco nemmeno a gestirli tutti. Però appena arriva un messaggio lo mando. Che bello, Maria. Trovi i messaggi è perché c'è qualcuno vicino. Tutti i cuori sono tutti messaggi d'amore. Se te e qualcuno nell'oltre, prega per questa persona. E poi provate a mettere una fotografia di un vostro caro,
sotto il cuscino. Magari non subito, però dopo qualche giorno è facile sognarlo e che vi possa dare un messaggio. Ma poi quando arrivano in sogno, anche se non dicono di una cosa che voi volete, ma magari vi mandano una carezza, è tutto. E poi tante volte ve l'ho detto, mettete la mano destra sulla spalla sinistra, così. Ma quando siete tranquilli, quando siete tranquillità, che non c'è nessuno in casa, provate a tenerla un pochino. Dopo un pochino sentite come una carezza leggera. Questo è qualcuno che vi vuole bene e che vi viene a trovare e vuole dirvi che c'è, ci sono, perché non, i morti non esistono, sono solo in un'altra dimensione. E sono in un'altra dimensione, sia quelli che sono al cimitero sottoterra, sia quelli che sono nei loculi, sia quelli che si sono fatti bruciare, ma quelli sono solo i corpi vuoti. Loro sono sempre vicino a noi, sia che siano, l'avete messo in un posto, se l'avete messo in un altro, è lo stesso. Al cimitero c'è solo un corpo vuoto, coi vestiti, non c'è altro. Nelle urne ci sono le ceneri, ma le ceneri non sono niente, è un corpo bruciato, non è niente. Loro ci sono, è l'anima, e l'anima è nell'altra, è come se avesse una stanza e loro sono di là, perché ci sono. Non... E quando sentite magari dei rumori strani, non dovete aver paura, è qualcuno che vuol far sentire che c'è. Non dovete mai aver paura, dovete aver paura dei vivi, no delle persone che sono nell'oltre, perché dall'oltre male non ve lo farà mai nessuno, mai. Nicole, prova, magari non succederà subito stasera, magari neanche domani, però poi arriva. E come arriva con la candela, e come arriva la mano sulla spalla. C'è tanti modi che si fanno sentire. Daniela, l'hai sognata per 2 mesi? È tanto, cioè sei stata fortunata. Ora 2 mesi non la sogni, ma può darsi che abbia da fare delle cose, può darsi che deve salire la scala, farà forse un po' fatica. Appena poi ritorna, ma se si è fatta sentire subito, la sentirei ancora tanto. Angela, lo sentirai, ora si deve rendere conto perché non è facile anche chi è malato e ci vuole fa prima andare nell'oltre, fa prima perché ha già sofferto tanto qua. Chi invece va via di colpo, per un incidente o per un malore, ci vuole anche un po' di tempo per rendersi conto di cosa è successo, perché non è facile trovarsi da un momento all'altro in un'altra dimensione. Sicché ci vuole un po' più di tempo, ma poi arrivano. E chi arriva subito è che ha fatto già un buon percorso, poi ci vuole un po' di tempo per stabilirsi, stabilizzarsi e poi dopo ritorna. Nicole,
Grazie Santina. Grazie Graziella. Io ho sempre qualcuno vicino e lo sento e a volte mi parla, a volte no, a volte mi sorride, a volte mi brontola perché io sono un'umana e faccio tanti errori come si fanno tutti. Cerco di non farli, però succede anche a me, succede a tutti. Beppe, sei molto caro. Allora, volevo dire anche un'altra cosa. Ora mi è passata di mente. Un'altra domanda, me la fate? Ora proprio un toccasana, sarà un po' troppo, eh? Però non mi viene in mente il nome di quella cosa, di quei bimbi, ma santa polenta. Non dico che si possono risolvere, però è un bel aiuto, questo lo posso dire. Allora, stasera tutti a vedere Sanremo, eh? Chissà poi che cantanti ci saranno. Allora siamo già a 1 ora e 1 quarto. Allora io vi do la buonanotte e spero di rivedervi presto. La metavisione. Io l'ho solo intravista una volta, ma sicuramente è una cosa che come si possono manifestare in uno specchio, si possono manifestare anche in quella maniera lì. Si manifestano in tante maniere, sicché sì, i bambini autistici. È vero, Mara, ne sto aiutando diversi e ci sono stati dei grossi risultati. Almeno così mi dicono i genitori. Poi io faccio solo un'imposizione con le mani sulla fotografia. Prego. E non faccio credo per me, capito? Io ho bisogno di più riscontri prima di dire una cosa. Però se queste cose funzionano, mi fa tanto piacere. Ho aiutato anche
Poi quando era l'ora, però ho aiutato per diverso tempo una persona, anzi più di una, con la SLA. E per un periodo erano andati bene. Poi, perché si sa, cioè, quando nasciamo noi firmiamo, prima di nascere noi dobbiamo firmare un contratto. In questo contratto ci viene data la data di nascita e la data di ritorno nell'oltre. Poi, al momento che si nasce, ci si dimentica tutto. Però è una cosa già scritta, sicché. Tiziana, mandami la foto. Mandami la foto, ho avuto ci sono stati dei casi molto buoni. E non chiedo niente, questo ve lo dico subito. Io non ho parcella. Io voglio solo quando potete, quando volete. Magari una preghiera anche per me, niente altro. Buonanotte a tutti, grazie, grazie che mi avete seguito. Spero di rivedervi presto e quando sarò ospite a Rai 1 vi avverto. Magari dirò qualcosa di diverso, non lo so cosa succederà. Ok, buonanotte a tutti, un abbraccio forte forte a tutti.